A Napoli, nella Cappella Palatina del Maschio Angioino, dal 29 ottobre al 15 gennaio del 2023 è allestita la mostra Sacri Spiriti, i Songi nella Cappella Palatina. L'esposizione potrà essere visitata gratuitamente dal lunedì al sabato dalle 10 alle 17. La mostra è curata da due esperti internazionali di riconosciuta competenza, Bernard De Gruul e Gigi Pezzoli. Abbiamo fatto una scelta, avevamo a disposizione questa straordinaria collezione, la più grande del mondo, sull'arte dei Songi, un popolo dell'Africa, del Congo particolarmente, e d'intesa con il collezionista, che poi anche è lo sponsor, il finanziatore di questa operazione, abbiamo detto dove la facciamo. Si poteva fare dappertutto nel mondo, evidentemente una mostra così grande, così importante, ha detto la facciamo a Napoli perché amiamo Napoli. E dove la facciamo? La facciamo in un luogo magico di Napoli, perché stiamo parlando di oggetti che hanno anche una funzione curatrice, una funzione di protezione, e quindi abbiamo detto questi sono oggetti che si sposano perfettamente con l'idea dei napoletani, con la religiosità popolare di Napoli, e quindi la facciamo alla Cappella Palatina di Napoli, quindi immaginandoci un dialogo fantastico a distanza tra un antico luogo della cristianità e questi oggetti che rappresentano una delle modalità con quale questo popolo dell'Africa cerca di affrontare e gestire i problemi della vita. La produzione dell'evento è di Andrea Ragosa, per conto di Black Tarantella. In mostra sono esposte oltre 130 opere radunate da Conseil Art, il founder, e Alan Green. È stato un lavoro duro, e qui con me c'è Alan Green di Conseil Art, che è quello che ha messo insieme l'intera collezione sui Songe e ci ha permesso di poter fare questa esposizione a Napoli, e da lì siamo partiti l'anno scorso per questa grande mostra. Quasi 20 anni, e questo è un messaggio di pace. L'arte è fatto per la pace, l'arte non è fatto per me, è fatto per tutti. È un grande piacere poter ponere le opere d'arte qui e domani nella cappella per tutto il popolo di Napoli, d'Italia e del mondo per vedere queste meraviglie. Si tratta della più importante esposizione mai realizzata sulla scultura tradizionale dei Songi, un gruppo etnico africano insediato in un ampio territorio della regione centrale, quadrante sud-orientale della Repubblica Democratica del Congo. L'ambasciatore Paul-Émile Shinga Auka. Voglio ringraziare quindi il console onorario e tutti gli organizzatori della mostra per averci permesso quindi di visitare questo bellissimo museo e di essere qui oggi per questi tre giorni dedicati al Congo. Inoltre voglio ringraziare le autorità napoletane e le autorità italiane per l'avvio degli accordi di cooperazione che sono stati firmati nei giorni scorsi.